È il momento di fare due chiacchiere con una donna che ha preso in mano la propria vita e che a sua volta ha fatto due chiacchiere con altre donne che hanno preso in mano la loro vita. Vi anticipo che ci sarà un intruso. E che è intruso, e io sono, ve lo confesso, emozionatissima. Sto parlando della donna in questione, Franca Malagò, e l'intruso è Paolo Pugni. Bentrovati, benvenuti e buon anno! Buongiorno, buon anno! Buon anno a te e a tutti voi. Grazie. Allora, Paolo lo conosciamo benissimo perché ci regala sempre i suoi caffè e quando non li inseriamo nel programma qualcuno si lamenta, perché... con quella intrusione ci dà tanti motivi per riflettere, quindi lo ringraziamo adesso di cuore anche davanti a un testimone, ed è un testimone davvero particolare, speciale. Franca Malagò, elegantissima, dolcissima, è consulente da 25 anni e l'abbiamo contattata, insomma abbiamo trovato il motivo per contattarla, perché è autrice di questo libro che ho tra le mani. Ragazze, diamoci da fare. Lo dicevo, insomma, hai fatto due chiacchiere, Franca, ti do del tu, come do del tu anche a Paolo. Hai fatto due chiacchiere con tante donne che hanno dato una svolta alla loro vita, probabilmente, ma anche tanti punti di vista. Io parto subito da te, Paolo ci perdonerà. Paolo, diamo la precedenza alla moglie. Allora, com'è nata questa idea? Perché non è un lavoro così nato su due piedi, ma c'è stato tanto da fare prima, perché comunque rientra anche nel tuo mestiere. Sì, allora, diciamo che io oramai sono con il podcast quasi alla centesima puntata, nel momento in cui mi stai intervistando. Sono partita con l'idea di raccontare qualcosa da un punto di vista femminile. Mi piace, io sono un'osservatrice della realtà, forse questo atteggiamento me deriva proprio dalla mia professione, come dicevi tu, una consulente, quello che fa è vedere la realtà di un cliente e aiutarlo ad arrivare ad un altro obiettivo. Quindi ho cominciato ad osservare la realtà, la cronaca, i fatti. Io sono un'appassionata di sport, quindi il tennis piuttosto che la corsa, che è un'altra delle mie passioni che pratico, e da questa osservazione ho cominciato a dedurre qualche cosa. Quindi ho cominciato a dare la mia visione, la mia interpretazione, facendo fare poi un passettino in più. Quindi da tutto questo cosa possiamo imparare? Tutto questo cosa ci racconta, cosa ci dice? È come se tu avessi aperto una finestra e avessi guardato, insomma, quello che ti stava intorno. Noi diremmo, ma guarda un po' quello, ma guarda un po' quello, ma cosa dice, ma cosa fa, ma come si comporta. Hai avuto un occhio critico in questo? Allora, il primo occhio critico è quello della mia famiglia, che mi dice che io non devo avere un'opinione su tutto e che ogni tanto questa opinione me la posso anche tenere per me. Quindi già il primo filtro viene dato da questo. Allora, l'occhio critico sì, c'è, perché tante volte lo vediamo, la realtà ci mette davanti delle situazioni che fanno emergere dei lati critici anche del pensiero, di questo un po' anche dell'appiattimento del pensiero, quindi ogni tanto bisogna un po' risvegliarlo, sì, il senso critico. E io in questo senso faccio un po' appello alle donne. Le donne sono capaci, secondo me, di cogliere tutto quello che gli viene dato dalla vita, dalla realtà, dalla contemporaneità, dal mondo, e declinarlo in qualcosa di concreto e oggettivo. Allora io dico le donne, con questo non voglio fare nessun torto agli uomini, io però sono una donna e questo lo vedo chiaro e tondo, quindi non è detto che anzi sono sicura che anche gli uomini hanno questa capacità, quindi metto questo, faccio questa precisazione, quindi non sto dicendo che le donne sono meglio in questo e gli uomini non riescono a farlo. Io quello che vedo è che
partendo da me, le donne, le mie colleghe, le ragazze, come dico io, nel podcast, sono molto capaci di farlo, e questo è uno dei valori che devono portare alla società. È una delle capacità che noi dobbiamo ricordarci di avere, e dobbiamo, guarda, dico una cosa esagerata, seminare a pioggia proprio. E noi siamo all'inizio dell'anno, ecco, cominciamo con questo passo. Diamo al nostro mondo, e poi a cascata arriverà la società, questa nostra capacità di leggere la realtà e di leggerla bene in maniera concreta, e trarre da questi insegnamenti che la realtà ci dà qualcosa che ci renda più felici, io dico. Godere di ogni istante, ogni situazione. Anche per questo, insomma, i podcast, ma anche il libro, non è indirizzato soltanto alle donne, ma anche agli uomini, per conoscerle un po' di più. E a proposito di uomini, ce n'è uno alle spalle che osserva attentamente e ascolta. Lo ritroviamo con gioia. Paolo, siete una famiglia anche bella grande, perché i nipoti stanno aumentando, tanti figli, tutti attivi. Qual è il segreto della vostra famiglia, della vostra coppia soprattutto, il successo? Beh, lei, ovviamente. Non potrei partire da questo. No, diciamo che ci siamo conosciuti giovani, credo che quello sia forse un elemento che ci ha aiutato a crescere insieme. Noi ci siamo conosciuti che avevamo meno di 20 anni tutte e due, e quindi questo ci ha permesso di cambiare la nostra realtà insieme, andando avanti insieme, scontrandoci, perché noi siamo abbastanza litigiosi, ogni tanto ci prendiamo a parole, adesso un po' meno ultimamente, ma diciamo che comunque è stato un tratto essenziale del nostro rapporto di coppie, ma sapendo poi trovare immediatamente la strada del recupero, della pace, diciamo così, no? Quindi ci siamo aiutati senza competizione, senza voler eccellere, senza voler negare agli altri i propri limiti, all'altro i propri limiti, no? Quindi ce li siamo riconosciuti come tali, senza paura, e questo ci ha permesso di aiutarci l'un l'altro, perché così come nella corsa, no? La usiamo come metafora, ci sono i momenti in cui uno più è in difficoltà, allora è l'altro che tira, lo prende per mano, lo porta avanti, poi tocca al contrario, e ci siamo aiutati in questo modo qui. Credo che questo sia un po' il segreto. Cosa ne dici? Perché se magari mi smentisci immediatamente. No, forse non allora lo farà in diretta, ma non. Forse sì. No. Volevo solo aggiungere una cosa. Paolo dice che noi siamo un po' rissosi, un po' facciamo un po' le scintille. È vero. Ecco, io trovo che quello che, ma lo riesco a vedere adesso, perché è un po' che io e Paolo, appunto, come diceva lui, ci conosciamo. Ecco, quello che siamo riusciti a fare è: abbiamo imparato a litigare bene, se questo è possibile dire, che è un po' un ossimoro. Comunque abbiamo imparato a litigare bene, perché quando ci si conosce da tanto tempo, poi sei capace di ferirti bene, però la ferita poi non la rimargini o fai fatica e comunque resta. Ecco, secondo me quello che noi abbiamo imparato, e quello che voglio può lasciare alle coppie, e questa idea: imparate a litigare bene, imparate a litigare rimanendo sul piano oggettivo e senza andare a cercare il colpo che ferisce. Questo aiuta. Caspita, questa è una genialata da suggerire, è ottimo, concordo anch'io. A proposito della corsa, Franca, sappiamo che Paolo è maratoneta, tu anche mezza maratona, insomma, ci sei. A chi è nata prima la passione? Qualcuno ha seguito l'altro o vi è nata contemporaneamente? Perché per correre ci vuole tanta fatica, e poi, insomma, è anche un po' la metafora della vita, no? Non solo della vita matrimoniale. No, allora qui abbiamo due versioni, una che si può dire in pubblico e una che diciamo dietro le quinte. No, ridiamo la cosa. Allora, nella coppia, nella vita, ci sono dei momenti di alti e bassi. C'è stato un momento in cui Paolo era in un momento un po' di bassa. Bassa e grassa. E si era un po' appesantito, capitano, no? E io ho cercato di stimolare tante cose. Io sono invece una abbastanza attiva. Paolo dice che per fermarmi bisogna spararmi,
vabbè, in queste sue esagerazioni. Allora io, non sapendo più cosa dirgli, un giorno gli ho detto: Paolo, guarda, quando arrivi a 90 kg io ti lascio. E lui probabilmente si è un po' avvilito, anche perché Paolo a quel punto... Ero 89,5. Caspita, mancava poco. Io ho detto 90 pensando una roba, lui non era mai stato un peso massimo, anzi, e quindi mi sembrava di aver detto un numero, un peso eccessivo. Elevatissimo, in realtà ero lì lì. E allora lui dice che questa è stata la causa scatenante, però insomma gli ha dato una motivazione per alzarsi dal divano, come dice Paolo. E da lì abbiamo cominciato. Dopodiché c'è stata un'altra situazione drammatica. Lui ha cominciato quindi a correre, poi come fanno gli uomini in maniera molto scientifica, si è comprato tutto, l'attrezzatura giusta, si è affidato a un coach, quindi lui fa le cose per bene. Poi c'è stato un altro episodio. Siamo partiti per un weekend in montagna. Io avrei dovuto portare, anzi avevamo preparato la borsa con le sue scarpe da corsa e io le ho dimenticate nell'ascensore. Eravamo già quasi arrivati che mi telefona mio figlio e mi dice: mamma, ma ci sono le scarpe del papà nell'ascensore di casa. A me è venuto male, perché lui, stavamo andando a fare questo weekend anche con l'idea di correre, che lui corresse in una situazione nuova. Io sono stata zitta fino a destinazione, quando arriviamo gli dico: Paolo, guarda, è successo questo e quest'altro. Lui non si è arrabbiato, ma mi ha detto: va bene, quando torniamo da lunedì comincia a correre con me. E allora da lì è nato tutto e non vi siete fermati più, perché insomma chi conosce Paolo sui social sa quanto corre e quanto anche partecipi anche tu, e comunque sei molto presente nella sua vita. È questo il successo, essere l'uno con l'altro. Io purtroppo devo dirvi che i minuti a nostra disposizione sono terminati e la televisione è cattivissima sotto questo punto di vista. È stato un bellissimo incontro e una bellissima chiacchierata che vorrei continuare, magari ci saranno altre occasioni, perché la scusa era questo, il libro di Franca, Ragazze diamoci da fare, chiacchierate tra donne che hanno preso in mano la propria vita, ma lo consigliamo soprattutto agli uomini per conoscere le donne. Qui dentro si parla di silenzio ed è stato forse molto protagonista nella vita della coppia Malagò-Pugni, della bellezza, della sensibilità, di tutto praticamente. Non c'è un paragrafo, un capitolo che non viene preso in esame, e poi con la meditazione, la riflessione di Franca, insomma, c'è quel quid in più. Paolo è di casa praticamente, anche se forse lui nemmeno lo sa, ma noi lo prendiamo, lo rivoltiamo, lo cerchiamo su diversi argomenti e ha sempre la risposta giusta o comunque i motivi per riflettere. Quindi io che dirvi, grazie di cuore, non so se faccio arrivare tutta la mia emozione e la mia gioia a voi che siete di là, io sono davvero molto molto felice e comincio l'anno davvero alla grande, sperando che sia insomma un anno preciso questo, non come lo scorso. Penso possa essere impossibile che sia peggio del 2020, quindi va tutto avanti, è tutto meglio, quindi partiamo da qui. Lo slogan finale di Franca con Ragazze diamoci da fare deve darlo lei. È vero, Franca, a te. Allora, forza ragazze, diamoci da fare, e utilizzo la metafora di una mia amica, facciamo vedere di che pasta siamo fatte. Grande, grande. Intanto un abbraccio a voi, vi auguriamo di cuore buon anno a tutta la famiglia, davvero grazie di cuore per quello che siete e trasmettete. Ciao! Grazie.